Salve a tutti Darpavi, allora siamo vicino alla galleria, questa di Priverno della Superstrada, e ci hanno segnalato un pelosetto sul ciglio della strada, parcheggiato lì giù in fondo, e stiamo venendo a piedi perché la zona è davvero pericolosa, un maremmano segnalato sul ciglio della strada sotto la galleria in zona Priverno in provincia di Latina. Io intanto cammino, sto pure un po' in salita, quindi un po' di fiatone si sente, speriamo bene di poter avere buone notizie per questo maremmano. Ma purtroppo mi sa che le notizie non sono buone, eh? Non sono proprio buone. No, niente ragazzi, no. Amore mio, niente, morto, non ve lo faccio vedere. Superstrada, quella a Priverno, c'ho i brividi, guarda, non lo posso vedere, sotto la galleria. Il pelosetto che ci hanno segnalato, niente, sta qui, è morto. Italia a quattro zampe Ollus, stavolta non ce l'abbiamo fatta. Stavolta è un viaggio che non ci è piaciuto tantissimo, e siamo sempre qui sulla superstrada, però il maremmano che ci è stato segnalato non era vivo, quindi era lì sul ciglio della strada sotto il sole per una motivazione, perché è volato nel solito arcobaleno, quello dove vanno tutti i pelosetti, e lui non ce l'ha fatta. Però una cosa mi è venuta a mente, voglio vedere se c'è il microchip, anche se sarà una cosa un po' particolare farlo, però lo devo fare almeno per sapere se ha il microchip. Stamattina stavo a fare avanti e indietro su sta strada, sempre la strada, quella, la superstrada, galleria Alessandro di Trapano, già sindaco di Sezze. Non so se questa è zona Sezze o zona Priverno, sinceramente non lo so, però abbiamo preso il lettore per vedere almeno se ha il microchip. Questo maremmano trovato morto proprio all'uscita della galleria, direzione Latina o ingresso verso Priverno, che ne so, mettetela come vi pare, ma questa è la galleria Alessandro di Trapano, già sindaco di Sezze, ma comunque il maremmano, mannaggia il cuore, non ce l'ha fatta, che brutto, guarda, è bruttissima sta cosa. Allora, io sono arrivato nelle vicinanze e vi evito la procedura per evitare proprio di far sentire male qualcuno, perché il poverino sta veramente messo male. Ci penso io e poi dopo vi do informazioni. Controlliamo il microchip. Vabbè, speriamo che si senta un pochettino, perché qui c'è tanto vento e non avevamo dubbi, niente microchip. L'ho controllato bene da tutte le parti, ho evitato la procedura perché veramente il poverino è stato sicuramente investito da un'auto. È lasciato lì, si è accovacciato da una parte e lì è rimasto per finire proprio la sua vita, su una strada così maledetta che poi succedono sempre queste cose. Speriamo di farlo togliere da qui, quindi avvieremo anche la procedura per la rimozione, perché non può stare, almeno un po' di pace anche verso la fine, un po' di pace bisogna pure tagliela. Sto piccolo maremmano non è manco tanto grande, dai denti si vedeva, avrà avuto un anno e mezzo, che è stato ammazzato su questa strada tra Sezze e Priverno, superstrada, ma tanto ci frega un cazzo dalla strada, perché ormai quello che non dovevano fare è stato fatto. Speriamo che non sia stata un'agonia lunga, specialmente per chi l'ha investito, nel senso che speriamo che l'abbia preso e se n'è andato proprio così subito, perché altrimenti sarebbe anche un'omissione di soccorso, sarebbe davvero una cosa che lo renderebbe ancora più merda per quello che ha fatto, perché una segnalazione almeno si poteva fare, ma sai quanti lo fanno. Comunque, Italia a quattro zampe Ollus, anche oggi, come sempre, anche se non è andata bene, non siamo certamente contenti, siamo stati la voce di tanti pelosetti del mondo.